Hop. Ah, hop. Voilà. Oh, salve. Scusate. Guerra. Ci piace, vero? Far saltare in aria le cose, guardare la gente, soffrire e morire. È eccitante. Violenza, dominio, rappresaglie ed altri attributi di questo... questo fascino competitivo della guerra, chiaramente dominante nei nostri media con film, televisione ed altre espressioni che glorificano e rinforzano costantemente la gestione del conflitto. In effetti si è scoperto che prima che un ragazzo medio occidentale raggiunga i 14 anni di età ha già assistito alla rappresentazione visiva di oltre 8.000 omicidi, se non vi sembra poco. Detto questo mi sorge un dubbio. È l'arte che imita la vita o è la vita che imita l'arte? E anche non è interessante come la maggior parte degli americani dorma sonni tranquilli? Mentre le nostre forze militari invadono regolarmente, massacrano e rubano volontà in altre nazioni. Come naturalmente qualsiasi grande impero. Questa volta con un bilancio di oltre 1 milione di vittime civili, solo nell'ultimo decennio. Tra cui molte donne e bambini. Eppure, la stessa cultura americana freme di orrore e confusione. Quando un tizio piomba in una scuola sparando a caso e facendo fuori qualche decina di ragazzini. Mi chiedo, come valutiamo chi è più importante in questo mondo quando si tratta della morte di gruppi di persone? Cosa ci rende così speciali? Nonostante la storia sia piena di idee xenofobe, razziste, religiose e nazionaliste che sono servite come giustificazione della disumanizzazione dei soprusi e degli abusi di potere. È emersa anche una grande verità scientifica spesso ignorata. Oggi ognuno di noi sa che discendiamo da un unico antenato. Questo antenato è una donna che visse pressappoco 200.000 anni fa. Si chiamava Eva mitocondriale ed è la prova che facciamo tutti parte di una grande famiglia. Anche il nostro pianeta, che tutti noi condividiamo, non conosce divisioni. È un sistema unico, in totale sinergia e collegato al suo interno. Non sa cosa sia una nazione, un politico o un razzista. Non riconosce in realtà alcun concetto umano, poiché le divisioni non esistono nelle leggi della natura a cui siamo tutti soggetti. Mark Twain scrisse: «L'uomo è l'unico patriota. Si isola nel suo paese, protetto dalla sua bandiera». E insulta le altre nazioni, tenendo pronte con grandi spese schiere di assassini in uniforme per impossessarsi dei territori altrui e impedire ad altri di impossessarsi del suo. E tra un massacro e l'altro, si lava il sangue dalle mani e predica la fratellanza universale tra gli uomini, solo a parole. Anche se amiamo tutti sentire parlare di idee di pace e collaborazione, sostenendo icone come Gandhi, Martin Luther King Jr., evidentemente qualcosa ci sta trattenendo sotto la superficie. Sì, sappiamo per certo che se prendessimo il totale della spesa di guerra di tutte le nazioni della Terra, migliaia di miliardi di dollari solo nell'ultimo quarto di secolo, e utilizzassimo il potenziale energetico di quel capitale per creare un avanzato sistema di gestione terra-uomo intelligente ed efficiente, non solo la povertà e la maggior parte delle privazioni sarebbero rimosse dalle nostre vite su scala globale, la nostra progressiva capacità di creare, costruire e migliorare, piuttosto che saccheggiare e sforzarsi di distruggere, potrebbe proiettarci in un'era di prosperità mai vista prima. Immaginate! Se prendessimo il Pentagono in America o Northwood in Gran Bretagna, insieme ai centri militari avanzati di tutto il mondo, e cacciassimo a calci i fanatici dell'esercito, ok, mi spiace, non volevo essere duro. Dobbiamo pur fare qualcosa con loro. Forse possiamo semplicemente prenderli e metterli tutti nel Grand Canyon e lasciare che si pestino a sangue a vicenda e sperare che abbandonino i loro modi e passino oltre. Non lo so, ci penseremo dopo. Ma noi, come famiglia umana matura e intelligente, ora interessata a migliorare le vite di tutti, usiamo quella incredibile tecnologia per aiutare un progresso che sia veramente di sviluppo. Immaginate che il progetto Manhattan, che ha coinvolto circa 130.000 persone, in maggior parte scienziati e tecnici, non fosse stato dedicato alle costruzioni di una bomba che fosse in grado di distruggere su scala mai vista prima, ma utilizzato invece per quella spinta collaborativa per risolvere i veri problemi globali. Magari quegli stessi problemi che creano interesse nella guerra tanto per cominciare.
Al giorno d'oggi le iperglorificate romanzate ossessioni per la competizione, il vantaggio e il conflitto si sono fatte strada in quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Non solo dichiariamo guerra in pratica a qualsiasi cosa ci disturbi, guerra alla droga, guerra alla povertà, guerra al crimine, guerra al terrorismo, guerra al cancro e così via. A parte le guerre nazionaliste praticamente costanti, viviamo in uno stato di guerra comune o guerra di classe, in cui ci combattiamo a vicenda quotidianamente, senza necessità per la sopravvivenza economica e illusione di Stato. Il punto è che è partito un meccanismo che ci tiene in una guerra continua su molti fronti, un elemento psicologico e sociologico che ci spinge sempre a giustificare questi comportamenti e, come dimostreremo in questo episodio, questo elemento è profondamente radicato ed è alla base del nostro stesso sistema socio-economico, un sistema che ha creato una nevrosi in espansione distruttiva, una nevrosi chiaramente tipica di una cultura in declino. Il presidente ha terminato una sessione di emergenza alla Casa Bianca in cui ha annunciato che l'obiettivo di sicurezza della nazione non sarà più la guerra contro il terrorismo, ma verranno concentrate tutte le risorse disponibili contro qualcosa che l'amministrazione ha ritenuto per la sicurezza interna una minaccia più grande di qualsiasi precedente, la natura stessa. È così, la guerra contro la natura appena dichiarata usurperà fondi del Dipartimento di Sicurezza Interna, rimpiazzando efficacemente con un nuovo dipartimento il dipartimento di... credo di leggerlo correttamente. Fanculo la terra e la scienza che se ne occupa. Esatto, Summer. L'amministrazione ha già nominato un capo l'amministratore delegato della corporazione Monsanto, Satana in persona. Alla domanda sul possibile conflitto di interessi del nuovo incaricato, l'amministrazione Obama ha risposto: la reputazione della Monsanto, sfidando il potere di questa intollerante e boriosa forza che va sotto il nome terroristico di scienza naturale, racchiude in sé una nostra potenziale vittoria. Se c'è qualcuno che possa abrogare queste leggi ribelli che limitano la libertà avuta da Dio, è l'esperienza professionale del nostro vero signore e padrone, il principe delle tenebre. Ci comunicano che è in corso una conferenza stampa con il portavoce del Pentagono che risponde alle domande. Andiamo in diretta dalla Casa Bianca. Come ha detto prima il presidente, la principale barriera agli interessi degli Stati Uniti è stato il costante stato di interferenza offensiva da parte di questa rete clandestina. La natura ha imposto la sua volontà contro la nostra libertà troppo a lungo. La nostra economia, i valori, lo stile di vita americano non sono negoziabili. O la natura cede ai nostri interessi e smette di terrorizzarci con l'odio verso la nostra libertà, o saremo costretti a distruggerla. Prossima domanda. Salve, Joe dell'LA Times. Non crede che potrebbe essere una cattiva idea muoversi contro una forza che storicamente non è mai stata battuta o anche solo deviata dall'azione umana? Inoltre, la natura ha fatto una serie di richieste che, se soddisfatte, farebbero smettere molti dei suoi contrattacchi. L'amministrazione ha considerato di cedere semplicemente alle sue richieste. Ascolta, Joe, noi non negoziamo con i terroristi. E io ho visto le richieste della natura, piene di propaganda comunista, cose tipo equilibrio e sostenibilità. Chiede di cessare l'economia di crescita infinita dei consumi per far spazio a qualcosa di cui saremo schiave, di un qualche oppressivo rispetto della rigenerazione naturale. Ascolta, io non ho passato 35 anni a difendere questo paese perché qualche gruppo terroristico metafisico con la scienza dalla sua parte rovini ciò che ha reso grande questa nazione. Basta domande. Quando pensiamo alla guerra, di solito ci immaginiamo soldati, armi in pugno, carri armati, lanciafiamme, decorazioni d'onore metalliche e altre teatralità. Eppure quando usciamo dal teatro, procedendo più a fondo nel nostro esame del mondo che ci circonda, scopriamo che la guerra è in effetti uno stato mentale, una reazione suscitata da qualche tipo di condizione competitiva. Se dovessimo classificare i vari livelli di competizione su scala globale, probabilmente finiremmo per dividerle in due ampie categorie: guerra tra imperi e guerra di classe.
La guerra tra imperi, anche nota come guerra nazionale, avviene quando una nazione aggressiva decide di invadere un'altra nazione, giustificandosi con qualche tipo di minaccia percepita. In passato questa minaccia appariva puramente ideologica, animata da vari gruppi religiosi che si scontravano per assicurarsi di essere nelle grazie di Dio. Mentre nel mondo moderno, un po' più istruito scientificamente, la minaccia è sempre più di frequente puntata verso ognuno di noi, come ad esempio una nazione che ottiene un'arma nucleare per far saltare in aria il torneo di tombola di tua nonna. O forse un folle dirottatore sussidiato dallo Stato per far schiantare un aereo contro il tuo gelataio ambulante preferito. A prescindere in qualsiasi caso nella storia, la giustificazione per una guerra, per essere accettata dal pubblico, è stata sempre lontana dalla verità. Come vedete, in effetti c'è sempre una reale minaccia, ma quest'ultima ha ben poco a che fare con la popolazione. Al contrario, è una minaccia che infastidisce solo i ranghi più alti della gerarchia sociale. L'autoconservazione dell'elitario ceto elevato, motivata dalla perdita di ampio potere e controllo. Quando è stata l'ultima volta che la popolazione ha chiesto una guerra a gran voce? Non è mai capitato. Solo i politici la supportano. Siccome l'establishment sarebbe in difficoltà a spiegare ai propri cittadini che invaderanno una qualche nazione per depredarla delle sue risorse naturali, per mantenere il dominio della valuta, assicurare totale libertà alle corporation transnazionali, oltre a vari interessi di natura economica tesi a salvaguardare gli interessi dell'elite ai vertici. Vengono invece usate diverse manovre superficiali e psicologiche. La più comune al giorno d'oggi è la crociata morale. We must not tolerate this regime using military force against its own people. Associata con una qualche minaccia di aggressione basilare, seppur irrazionale. Iran's nuclear and ballistic missile activity poses a real threat, not just to the United States, but to Iran's neighbors and our allies. Citando il celebre sociologo Thurstein Veblen, che scrisse nel 1917: qualsiasi impresa di guerra che si voglia intraprendere deve ricevere una sanzione morale da parte della comunità. Di conseguenza, la priorità dello statista guerrafondaio diventa allineare questa forza morale agli scopi verso cui egli tende. Vedete, la gran parte delle guerre imperiali sono guerre psicologiche contro la stessa cittadinanza di una nazione. Il governo degli USA spende miliardi di dollari ogni anno solo in relazioni pubbliche e reclutamento, producendo cartelloni come questo. Per la nostra nazione e per tutti noi. Sono io o suona come un'ambiguità la Orwell? Se è per la nostra nazione, allora non è per tutti, inteso come l'intera specie umana. Se si riferisse solo alla nostra nazione, precisarlo sarebbe ridondante, no? Penso che quello che intendano dire con questo accorato e amorevole slogan per la comunità è per la nostra nazione e si fottano gli altri. Buongiorno, benvenuti nel mio show. Mi chiamo Pepe. Oggi ho qualcosa di davvero speciale per voi. Una vera delizia internazionale. Guerra! Prepararsi per la guerra è un affare molto delicato. La prima cosa che dobbiamo fare è un po' di tensione piccante per mettervi il fuoco nella pancia. Allora, il primo ingrediente che ci serve è una provocazione pianificata. Le provocazioni sono ovviamente stagionali e suscettibili ai gusti personali, quindi posso suggerire qualcosa di simile a un golfo del tonchino marinato. Un vigoroso Pearl Harbor! E se ti stai annoiando, un trafficato 11 settembre. Poi lasciamo cuocere per un po' e prepariamo il nostro secondo ingrediente. Un satè speciale per dar vita al nostro possente piatto. I principali media. Senti già l'odorino della propaganda e la squisita ignoranza. Dopo aver fatto soffriggere per bene, siamo pronti per aggiungere il nostro ultimo e più importante ingrediente. I deliziosi soldati. I soldati più stagionati tendono a crescere nelle zone più povere, nelle aree rurali del mondo, spesso con un'istruzione limitata. È bene prenderli all'età di 18-19 anni, perché i loro cervelli sono molto immaturi e da leccarsi i baffi. Perfetti per partecipare nel nostro pranzo di guerra. Mischiamo il tutto. Oh, oh.
magari aggiungi qualche conservante come il patriottismo. Non troppo. Fanatismo. E ovviamente la nostra specialissima salsa segreta. Ok, adesso è pronto. È arrivato il momento che stavate aspettando. Voilà! Vi presento la più grande leccornia internazionale di tutti i tempi. La guerra. Buon appetito. Forse uno degli aspetti più divertenti delle guerre nazionali sono la sfilata di circo in costume e le cerimonie. Divise carine, cappellini, oggetti di metallo scintillanti, varie parate e pose ufficiali e tutti gli ornamenti e la teatralità che dona quest'aria di onore e autorità. Di certo, questo non significa ignorare il vero sacrificio di coloro che hanno dato le loro vite in guerra. Ci sono sempre due facce della medaglia. Questo onore viene dal presupposto di lavorare per aiutare gli altri, non per sfruttarli. Così come ammiriamo il coraggio di un pompiere che entra in un edificio in fiamme per salvare un bambino, l'intento di aiutare la società con il servizio militare è in effetti un gesto nobile. Nonostante purtroppo il 99% di coloro che entrano a far parte dell'esercito con tali nobili intenti sono molto spesso sfruttati per gli obiettivi criminali dello Stato corporativo. Eppure c'è da restare sorpresi dall'abilità di dar credito a un'idea semplicemente per il modo con cui ci viene presentata. In effetti, sia che si tratti del mondo accademico, dei media, del governo, dell'esercito o di qualsiasi altra cosa, la nostra cultura tende a dar credito alle notizie in base a come si presentano, alla loro fiducia o in base alla retorica, non per il reale significato o un ragionamento sulla comunicazione stessa. Sapevate che le prime televisioni degli anni 50 erano state pensate come protesi sostitutive per la testa per dare nuova speranza a coloro che erano stati tragicamente decapitati? Ma data la tecnologia, il peso e la lunghezza limitata dei cavi, fallì. Per fortuna riuscirono a mandare in onda altre cose oltre alle facce dei deceduti e la televisione fu un successo di vendite nazionale. Ed è tutto vero. Sai perché? Perché te l'ha detto un tipo in giacca e cravatta. Alla fine, quando le illusioni tradizionali, propagandiste, in difesa dell'omicidio organizzato e il furto delle risorse saranno stati abbandonati, rigettando tali vuote giustificazioni come il paternalismo, l'onore e il protezionismo, ci renderemo tutti conto che la guerra è in effetti una caratteristica inerente al sistema affaristico basato sulla proprietà e sulla scarsità. Il maggiore Smedley D. Butler, uno dei più noti e decorati ufficiali della storia degli USA, affermò quanto segue in proposito del business della guerra nel 1935. «Ho speso 33 anni e 4 mesi per l'esercito e durante tale periodo facevo da mano destra ai grandi affaristi per Wall Street e i banchieri. Ero un gangster per il capitalismo. Ho assicurato il Messico e il Tampico all'interesse americano per il petrolio nel 1914. Ho aiutato a far diventare Haiti e Cuba un buon posto dove la National City potesse fare grandi guadagni. Ho contribuito allo stupro di numerose repubbliche del Centro America per i profitti di Wall Street. Ho purificato il Nicaragua per la International Banking House of Brown Brothers tra il 1902 e il 1912. Ho aperto la strada verso la Repubblica Dominicana per gli interessi di zucchero degli americani nel 1916. Ho aiutato a far diventare l'Honduras il posto più giusto per l'industria della frutta nel 1903. In Cina nel 1927 mi sono attivato affinché la società Standard Oil perseguisse i propri fini indisturbata. Guardandomi le spalle avrei potuto dare qualche dritta del capone stesso. Il massimo che lui riuscì a fare fu controllare il suo racket in soli 3 distretti. Io operavo su 3 continenti. Detto questo, è singolare notare come l'opinione pubblica separi la competitività quotidiana negli affari dalla grave forma di competitività che è insita nella guerra, nonostante che sia ormai chiaro quanto le due cose siano intrecciate. Perciò, per mettere le cose in prospettiva, diamo ora il benvenuto al nostro guru, lui il Gremlin della logica. Ah, prima di passare alle domande, ho qui una lettera che vorrei leggerti e chiederti cosa ne pensi. Dice così: caro Peter, il tuo nuovo show mi piace molto. Penso aiuti a fare arrivare questi messaggi così importanti. Tuttavia sono deluso dal rozzo personaggio Lowell Gremlin della logica.
siccome è semplicemente irritante e odiosamente stupido. Inoltre, potresti cortesemente smetterla di mangiare mentre parli nello show? Trovo che sia inutilmente disgustoso. Cordiali saluti, Joe. Mi dispiace, Joe. Louie, cosa ne pensi? Le tendenze estetiche sono di gran parte un fenomeno culturale. La tua scelta di turbare volontariamente il tuo pubblico è strana, ma tuttavia non senza un merito comunicativo. Giusto. Scusa, Joe, lo schifo resta. Allora, cosa mi dici riguardo alla guerra? Non è che siamo degli animali impazziti che devono essere in perenne conflitto a causa della nostra biologia. La reazione al conflitto è prevedibile nell'evoluzione umana, ma non significa per questo che sia anche necessario e inevitabile. La natura umana ha una propensione all'interazione a certe condizioni. Se ricompensi la competizione e crei a tavolino la scarsità come facciamo oggi, perpetuerai una propensione al conflitto. Se invece agisci per alleviare lo stress e premiare l'equilibrio, crei una propensione alla collaborazione. Ok, ho capito. Stai dicendo che la guerra è una conseguenza del sistema. Esatto. Il reale conflitto sottostante è la guerra contro l'equilibrio sociale stesso. La guerra nazionale è davvero una forma di guerra di classe. Così come esiste una gerarchia economica della classe più bassa a quella più alta in America, il mondo è stratificato nello stesso modo per le stesse ragioni. In questo caso avremo superpotenze, potenze minori e stati vassallo. Interessante. Per cui come risolviamo questa tendenza alla guerra allora? Rimuovendo il suo incoraggiamento nelle società. Se le società si sposteranno verso la ricompensa dell'armonia, dell'abbondanza e della collaborazione, allora la tua specie potrebbe avere una chance. Altrimenti voi umani siete fottuti, dato che siete troppo immaturi al momento per gestire il vostro stesso potere tecnologico. Ti ringrazio, Louie. Per ottenere un po' di consenso del pubblico, ora ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente dalla East Coast, Big Scott D, in diretta da New York City, per parlare un po' di guerra. Bene, grazie Peter, sono qui a New York City, in uno splendido giorno gelido e cercherò di trovare qualcuno con cui magari parlare. Mi scusi signore, vorrebbe parlare della guerra? Vorrebbe parlare della guerra, signore? Vorrebbe parlare della guerra al giorno d'oggi? Guerra? No? Signore, vorrebbe parlare della guerra? No? La guerra? Per favore, la guerra? C'è nessuno che vorrebbe parlare della guerra? Ne ho le tasche piene, Peter. Sei tu che mi dai questi incarichi. Fa un freddo cane qui fuori. Preferirei essere un bar ad ubriacarmi e forse lo posso fare, ok? Penso ci sia un bar qui vicino. Fammi raccogliere la mia roba. Davvero, ne ho fin sopra i capelli. Ah, il diavolo! Ti dico che finisce qui, non ce la faccio più. Trovati un altro tirapiedi, ok? C'è immondizia e schifo dappertutto. Che vuoi sapere, Peter? Vuoi sapere di più sulla guerra? Basta, non ce la faccio più. Devo calmarmi, mi serve qualcosa da bere. Any of you Occupy Wall Street types? Oh, it's not about money. Except when you can't eat. And it's not about foreclosures, except when you got nowhere to sleep. It's not about elections, except when they can be bought. And it's not about the wars, except when they're fought. It's not about environment, except when we're running out of time. And it's not about my choices, except when they're not mine. It's not the lack of justice, except when you can't fight back. And it's not about the police, unless, you're black. Fuck this shit. Così controllati dall'1%, praticamente tutte corporation che ci vogliono vendere schifezze e influenzare la nostra cultura, non siamo neanche capaci di pensare da soli. E il nostro senso di identità è alterato ed anche il senso della salute. Avevo smesso di fumare, non so da dove salti fuori questa. Accidenti. Peter Joseph ci ha chiesto di stare qui al gelo e parlare della differenza fra le classi, ma lui è seduto nel suo attico a Los Angeles che si rilassa davanti alla sua mega TV a schermo piatto. Sì, fanculo. Fanculo, Peter Joseph. Probabilmente l'unica guerra che dovremmo fare è una guerra alla guerra.
Ma come attivisti per la pace noi non vorremmo combatterla, quindi siamo destinati a perdere per ironia della sorte. Pensieri finali. Come possiamo pensare al termine di qualcosa di così dannoso come le guerre nazionali, quando su scala individuale la società di fatto elogia e rincompensa e rafforza la medesima spinta competitiva di base? Generalmente quando la gente viene interrotta su questo aspetto, tende a giocare la carta della moralità, come se fosse rilevante una questione di grado e non di principio. Di solito questa vaga distinzione è spinta al punto che la competizione è positiva, ma non dovremmo mai spingerci troppo oltre e diventare violenti in nessuna maniera. Quindi ovviamente la domanda diventa: cosa costituisce violenza? Se invece di attaccarti direttamente in maniera fisica, ti mettessi in una condizione subdola ma gravemente tossica, in cui la tua vita viene accorciata di decenni da malattie cardiache, cancro, problemi mentali e altre conseguenze del genere, sarebbe considerata violenza questa? E se queste intenzioni non fossero nemmeno direttamente cattive, tipo una madre single disperata della classe povera, costretta a fare tre lavori per campare, che una notte non può badare adeguatamente al proprio bambino, e di conseguenza il figlio muoia. Ti chiedo, qual è la vera causa della morte che ne risulta? E la si può classificare come violenta? Per parafrasare Mahatma Gandhi, la povertà è la peggior forma di violenza. Vedi, la vera guerra che si combatte non è ovvia come molti pensano. La vera guerra esiste nella stessa struttura della nostra società. Una cosa che i funzionari della salute pubblica hanno chiamato violenza strutturale. Una guerra di fatto contro la salute pubblica e lo stesso equilibrio, che produce costantemente, vittima dopo vittima, con la sua oppressione nascosta. E questa forma di violenza uccide oggi più persone di tutti i generi di violenza comportamentale diretta messi assieme. La sua origine? Un sistema sociale, letteralmente costruito sulla competizione e lo sfruttamento. Allora, per tutti voi nobili attivisti là fuori, per tutti voi che vi accalcate nelle zone di protesta contro una nuova guerra nazionale e urlate a squarciagola, tenete presente che ve la state prendendo solo con un sintomo di un problema sociologico più ampio. E finché la comunità degli attivisti non comprenderà questo, mi spiace, ma le vostre proteste saranno inutili nel lungo termine. Perché non vanno alla base. Ma il bello è che sono sempre un gran bel divertimento, giusto? Quindi guardiamoci questo bizzarro esperimento umano, sicuramente il più grandioso, anche se il peggiore spettacolo di tutti i tempi. Sono Peter Joseph, e sì, come te, sono agente e vittima di una cultura in declino. Dove sono i credit? Cosa? Stavolta Bob non si è fatto male. No. Mi dispiace, Bob. È increscioso. Fa parte dello show. E se quello che sto per dirti ti facesse domandare cosa è cosa? E se proponessi uno scenario del tipo cosa accadrebbe se... E se prendessi del tempo prezioso della tua indaffarata vita facendoti girare in una spirale che ti ottunde con doppi sensi senza significato? E se allo stesso tempo ti tenessi distratto con una grafica sgargiante? Ci faresti caso? O se per quello te ne importerebbe? Nah, troppo impegnato ad ascoltare qualche tizio in cravatta. E dormi!